sono trattenuto in un angolino della splendida cucina di Carlo Cracco, ristorante di grande chef qua a Milano, nel quale ho percepito per la prima volta appunto da profano la grande arte della cucina, come i ritmi e veramente la follia che significa stare là dentro. E devo dire che oltre a godere in sé di conoscere Carlo come una persona splendida, ho portato anche a casa il fatto che adesso che cucino in famiglia per mia moglie e mio figlio sono io. E ci siamo detti con Luca e anche con Tilda che ovviamente la scelta della madre è dirompente in un senso estremo, però è come se forse Elisabetta anticipasse in maniera molto sottile quello che poi accade in grande alla madre. Questo per quanto riguarda Elisabetta. Sì, è inevitabile comunque vedere dei modelli anche dove magari non ci sono nati, cioè voler vedere che i giovani sono in un certo modo guardando i personaggi del film è magari una necessità dello spettatore, più che poi della persona che recita il personaggio. Cioè, poi magari fossero come Edo, magari fossero così umani, cioè umani, romantici, innamorati, no, almeno io non vedo questo, nei miei coetanei vedo anzi un desiderio totale di aderire al modello, e invece Edoardo secondo me rappresenta un'anima che non è capace, perché è nata in ritardo, forse, non è capace di aderire, non è in questa società, ma invece è molto puro, molto innamorato, è molto verticale, solo che è il mondo che non è più in sintonia col mondo, almeno questo è quello che vedo io, più che io non vedo i miei coetanei come non in sintonia col mondo, li vedo in un tentativo disperato di essere continuamente in sintonia col mondo. Invece lui, ecco, sono perso. L'aspetto dirompente, l'aspetto di libertà, l'aspetto di onestà, all'interno del film sia relegato, nel senso come il termine, sia affidato all'aspetto femminile, alla genere femminile. Quindi in un modo o nell'altro i due figli maschi, soprattutto Gianluca, sono nella storia. La storia con la S maiuscola, quindi sono allineati molto più il personaggio di Gianluca a quello che è il procedere dell'industria del nuovo millennio, di questa moda, di questa borghesia che cerca di rimanere aggrappata al suo essere, quello che c'era prima, ma allo stesso tempo si avvicina alla globalizzazione, al capitalismo. Quindi l'aspetto dirompente è un aspetto femminile, la rivoluzione dell'amore è affidato a due donne, alle due donne della famiglia, alle tre donne della famiglia. Sì, forse è vero che i personaggi femminili sono più forti, riescono a modificare la realtà in questo film maggiormente dei personaggi maschili. Per quanto riguarda la vicenda personale della fidanzata del protagonista, io penso che lei, per quanto la riguarda, non si possa parlare semplicemente di amore, lei non scinde l'amore da tutto il resto e riesce ad avere quello che vuole, e cioè entrare in questo mondo di livello sociale più alto del suo, e poi nonostante viva la vicenda drammatica, insomma, della morte del marito, lei riesce comunque ad avere un figlio, quindi ad entrare in questo mondo e ad avere una discendenza, farne parte, e sì, fondamentalmente credo riesca ad avere quello che vuole dalla vita.